Assessore, è il momento di dire basta a queste discariche abusive, a questi personaggi che hanno preso la città come un'immensa appunto discarica a cielo aperto. È la verità, infatti il sindaco ha convocato d'urgenza un comitato che si è svolto in prefettura, data dal prefetto di Bari, che ringraziamo per la sua gentilezza, insieme a tutti i componenti delle forze dell'ordine rappresentativi in città, dalla Guardia di Finanza al Comando dei Carabinieri alla Polizia Municipale, per cercare di integrare la possibilità di fare dei gruppi di controllo sul territorio affinché si possa mettere fine a un vezzo, a un malcostume che ormai è diventato cronico nella città di Reggio Calabria da parte dei regini che non rispettano le regole di un conferimento idoneo e regolare nell'ambito dei mastelli, come dovrebbe essere nell'ottica della differenziata. Il questore e il prefetto hanno deciso di passare subito alla fase operativa, tant'è che hanno convocato un comitato presso la questura di Reggio Calabria domani alle ore, un tavolo tecnico presso la questura di Reggio Calabria alle ore 17, che porterà a passare alla fase operativa che interesserà in primis le zone a maggiore criticità, cioè la zona di Viale Europa, Marconi e Ciccarello sbarre la Boccetta, e a Raggera e a Macchia di Leopardo sarà estesa in tutta la città. Ci saranno sanzioni che saranno abbastanza sostenute e ci saranno sanzioni di natura penale. Si deve cercare di riportare la situazione in degli argini consoni a una città civile.